Diamo il benvenuto ai docenti delle scuole paritarie cattoliche della FIDE, ma anche a tanti colleghi delle scuole statali che sono presenti a questo incontro. Benvenuto a tutti. Fin dai primi giorni la FIDE, e porto qui i saluti di tutto il Consiglio nazionale, ha sentito il Consiglio nazionale la necessità di incontrarci quotidianamente per dare risposta ai tanti molteplici quesiti che pervenivano dalle scuole, a carattere normativo, fiscale, lavoristico, ma poi l'attenzione si è concentrata molto su tutto l'aspetto della didattica a distanza. Da subito abbiamo proposto sul sito e abbiamo implementato in rete interventi, articoli, interviste, raccolto storie e buone pratiche delle nostre scuole e nei prossimi giorni sarà ulteriormente implementato. Poi abbiamo avviato un sondaggio che ci ha permesso di raccogliere tante situazioni e speriamo che nei prossimi giorni arriveranno altri contributi. Non vuole essere polemica, ma spesso in questi giorni nei documenti ministeriali la scuola paritaria è stata non ricordata, disattesa. E allora uno degli impegni attraverso questo sondaggio e la raccolta di buone pratiche è poter presentare anche un dossier delle scuole paritarie cattoliche FIDE, al Ministero per raccontare quanto è stato fatto e quanto si sta facendo. Poi per dare risposta alle scuole, abbiamo avviato una raccolta di disponibilità volontarie. Colgo questa occasione per ringraziare tutti i docenti che si sono resi disponibili a costituire una task force a supporto delle varie scuole per uno scambio, per un sostegno, per un accompagnamento, per un gemellaggio. Nei prossimi giorni daremo il via a queste opportunità. E non ultimo, l'organizzazione di webinar. Siamo partiti ieri e oggi stiamo riflettendo sulla valutazione in pratica a distanza. Abbiamo chiesto a Dino Cristanini, persona esperta di questi sistemi formativi, ma anche un uomo soprattutto appassionato di scuola, che con costanza si aggiorna, ma anche veramente sa presentarci con competenza quanto può essere utile per le nostre istituzioni. Oggi abbiamo bisogno di chiarezza e grazie, dottor Cristanini, per la sua chiarezza, perché veramente ci sostiene, ci incoraggia e ci accompagna in questo momento di grande emergenza. Io, dopo aver ringraziato e poi passerò la parola volentieri a Dino Cristanini, invito il dottor Giuseppe Maffeo della FIDE a dare qualche indicazione tecnica per questo webinar. Grazie a tutti per la presenza, grazie al dottor Cristanini, a lei, dottor Maffeo, la parola. Bisogna attivare il microfono. Sì, giusto. Grazie. Grazie Presidente. Buongiorno dottor Pistanini e buon giovedì santo a tutti. Solo due o tre indicazioni di tipo tecniche. La prima, non vi preoccupate che il microfono è rosso perché si interviene a questo seminar, a questo web seminar solamente tramite chat, perché siamo oltre le 150 persone partecipanti. La chat potrà essere utilizzata anche per porre delle domande al professor Cristanini che al termine dell'esposizione risponderà, però pregherei di porre le domande a partire dopo la prima mezz'ora di svolgimento della relazione. Altra preghiera è quella di porre le domande possibilmente molto, insomma, brevi e chiare, non porle nuovamente qualora vedete nelle chat che la domanda ovviamente è stata già posta. Se c'è qualche problemino di tipo tecnico, non vi preoccupate perché stiamo registrando la relazione
del dottor Cristanini e sarà a breve disponibile integralmente con le slide sul nostro sito, sul sito FIDEE. Ultima informazione, chi ha partecipato al webinar riceverà una email per collegarsi ad un questionario di soddisfazione che vi preghiamo di compilare. E una volta compilato il questionario potete scaricare l'attestato di partecipazione. Per il resto buon lavoro e do la parola al dottor Cristanini. Grazie. Anch'io introduco il dottor Cristanini e auguro a tutti buon lavoro. Buongiorno a tutti. Il titolo dell'argomento è la didattica a distanza e la valutazione nell'ambito della didattica a distanza. Cerchiamo di fare il punto su un argomento che è in continua evoluzione. Le opinioni e le prese di posizione, spesso contrapposte, sono numerosissime. Chi frequenta il web e i social o i vari siti specializzati sulla scuola vede appunto che ci sono tante posizioni diverse in materia e il quadro evolve, non dico giorno per giorno, ma a volte anche nell'ambito della stessa giornata. Serve chiarezza e noi questa mattina cercheremo di farla, avvertendo che comunque da qui in avanti bisognerà continuare a sentire il dibattito per vedere come si determina a seconda dell'evoluzione del quadro generale. Noi affronteremo le varie funzioni della valutazione, funzioni che riguardano la didattica, ossia la valutazione nell'ambito dei percorsi di insegnamento / apprendimento, funzioni anche in questo particolare momento di mantenimento della relazione, del contatto, e poi la funzione certificativa prevista dalla normativa. In rapporto a queste funzioni vedremo cosa si può valutare e come in risposta a questi perché. Il tutto focalizzato sul primo ciclo di istruzione, quindi su scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. È un arco molto ampio perché comprende gli alunni dai 6 ai 14 anni e comunque la scuola secondaria di secondo grado ha problemi più specifici in relazione anche alla particolare cultura valutativa, alle questioni riguardanti il recupero dei debiti formativi e all'esame di Stato. Quindi ci concentreremo in particolare sulle problematiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, cominciando con una distinzione. Esiste una terminologia che va approfondita. La didattica in presenza, sappiamo tutti di cosa si tratta, una didattica in presenza che negli ultimi anni, negli ultimi due decenni in particolare, da quando si è cominciato con i piani nazionali sulla scuola digitale, i vari piani nazionali, da Luigi Berlinguer fino al piano nazionale scuola digitale della legge 107 del 2015, c'è stato un progressivo aumento di strumenti come LIM, tablet, a volte anche gli smartphone in classe, accesso a piattaforme, utilizzo di app di diverso genere, ma tutto questo a supporto della didattica in presenza. In qualche caso possiamo parlare di una didattica integrata in presenza e a distanza, penso a classi virtuali, a scambi docenti-studenti anche al di fuori dell'orario scolastico in senso stretto, penso all'esperienza del flipped classroom o del flipped learning con l'invio di materiali da approfondire a casa per poi essere discussi o dar luogo ad attività laboratoriali a scuola. La didattica a distanza è un'espressione che qualifica esperienze che hanno avuto una lunga evoluzione nel tempo. Le prime forme di didattica a distanza di
svariati decenni fa riguardavano l'invio di materiali cartacei per corrispondenza. Poi via via la didattica a distanza si è fatta con la televisione e oggi la si può fare con tutte le strumentazioni legate al digitale e alla rete. Quella però che la scuola sta facendo in questo momento è una particolare didattica a distanza. I corsi classici di didattica a distanza vengono predisposti con notevole anticipo, determinando obiettivi, unità di insegnamento, modalità di verifica e valutazione. La didattica a distanza che la scuola si è trovata ad affrontare è stata una didattica a distanza da attuare improvvisamente, repentinamente, in una situazione di emergenza, quindi come modalità suppletiva per cercare di dare continuità all'azione della scuola, ma appunto non è stata una didattica programmata in anticipo e quindi risente di queste caratteristiche. Come siamo arrivati alla didattica a distanza in situazione di emergenza? Ci siamo arrivati a partire praticamente dall'inizio di marzo, nelle località più colpite dall'epidemia, già magari nell'ultima settimana di febbraio, ma la generalità delle scuole si è trovata alle prese con la didattica a distanza a partire dall'inizio di marzo. Questo significa che nei primi 5 mesi di scuola la didattica è stata svolta secondo la normale organizzazione e anche la valutazione intermedia di fine primo trimestre o fine primo quadrimestre, a seconda di come i collegi dei docenti hanno deliberato la periodizzazione ai fini della valutazione, è stata effettuata attraverso le usuali verifiche previste dalle pianificazioni, dai regolamenti, dai documenti delle singole scuole. Gli ultimi 3 mesi di questo anno, invece, sono caratterizzati dalla cosiddetta didattica a distanza. Ed è un periodo che noi possiamo dividere perlomeno in 2 fasi. C'è stata una prima fase, quella di marzo, o almeno di inizio marzo, in cui si reputava di poter tornare a scuola in tempi non lunghissimi, quindi le modalità di attivazione sono state molto diverse. Ci sono scuole che si sono attivate immediatamente, altre in modo più tranquillo, magari pensando che l'interruzione non fosse di lungo periodo. Tra l'altro abbiamo assistito a tutta una serie di prese di posizione su obbligatorietà, non obbligatorietà, modalità di effettuazione, problematiche varie di competenze dei docenti da acquisire all'improvviso, quantomeno per capire come maneggiare i vari strumenti, problemi di connessione soprattutto da parte degli alunni, degli studenti. Ora, prospettandosi la sospensione delle attività in presenza per un periodo più lungo di quello inizialmente immaginato, la didattica a distanza assume probabilmente una maggiore sistematicità e una maggiore organizzazione, forte anche dell'esperienza pregressa e delle abilità che man mano, dell'abilità e dell'esperienza che man mano sono state acquisite. Nell'ambito di questa didattica a distanza assume un particolare rilievo la problematica della valutazione e sullo sfondo a giugno abbiamo la valutazione finale. E in questo mese di marzo sono nate diverse domande sulla funzione della valutazione. Ripassiamo rapidamente i momenti e la funzione della valutazione nell'ambito del percorso curricolare. Da quando la problematica della progettazione curricolare è entrata nel panorama pedagogico didattico italiano, quindi ormai 50 anni fa, la valutazione ci hanno insegnato che accompagna tutto il percorso curricolare. All'inizio del percorso si valuta in funzione diagnostica,
per capire cosa sanno gli studenti e per decidere quali approcci didattici adottare per raggiungere la migliore efficacia possibile. Cosa sanno, ma anche come imparano. Si valuta durante il percorso e si valuta al termine del percorso. Quale tipo di valutazione è importante attivare in questo periodo di didattica a distanza? Beh, la valutazione diagnostica si fa all'inizio del percorso, però il decreto di cui parleremo tra un po' ci dice che l'anno prossimo bisognerà procedere alla integrazione e al recupero degli apprendimenti. Quindi è importante acquisire elementi di conoscenza su cosa avranno imparato gli studenti alla fine di questo anno scolastico, in modo da poter progettare di conseguenza gli interventi di integrazione e recupero apprendimenti. Si valuta durante il percorso in funzione formativa. La valutazione formativa può essere intesa in due modi, che peraltro si possono benissimo integrare. In un primo tempo, qualche decennio fa, si parlava di valutazione formativa intendendola come una valutazione continua e sistematica che gli insegnanti fanno durante lo svolgimento del percorso per capire se gli alunni stanno imparando o meno e per regolarsi di conseguenza. Se gli alunni hanno imparato quanto previsto, allora si può procedere nel percorso. Se non hanno imparato, occorre ripensare al percorso, cambiare approccio in modo da garantire che gli apprendimenti desiderati e necessari per proseguire vengano acquisiti. Quindi una funzione soprattutto di tipo regolativo. L'insegnante acquisisce informazioni per decidere come regolare il percorso successivo. Da un paio di decenni la valutazione formativa viene intesa anche e soprattutto invece come restituzione delle informazioni allo studente, come ritorno allo studente di informazioni che lo rendano consapevole di quanto ha appreso e delle necessità circa il miglioramento, circa i punti da migliorare. Quindi valutazione formativa come feedback. E un terzo significato della valutazione formativa è quello della valutazione proattiva, quindi di una valutazione che incoraggia, che fa provare le esperienze di successo, valorizzando i progressi anche piccoli di ciascuno. È proprio su questa valutazione formativa che tutti sono d'accordo bisogna insistere in questo periodo di didattica a distanza. Poi c'è anche la funzione sommativa. Alla fine di un certo periodo bisogna comunque tirare le somme, vedere complessivamente cosa hanno imparato gli studenti. Nel mese di marzo, dicevo, sulla valutazione sono state fatte diverse dichiarazioni, sono emerse prese di posizione di vario genere. In questa slide le riassumo. Tutti sono d'accordo, soprattutto psicologi, pedagogisti, ma anche la generalità, credo, degli insegnanti, in particolare di primo ciclo, che è importante mantenere il contatto, mantenere la vicinanza psicologica, tant'è che sono apparse anche dichiarazioni circa la necessità di chiamarla didattica di vicinanza piuttosto che di distanza. C'è una distanza fisica, ma c'è una vicinanza psicologica nelle azioni messe in campo dagli insegnanti, anche con funzioni di rassicurazione, di mantenimento di forme di contatto e di socializzazione tra gli studenti, di incoraggiamento e insomma di funzioni soprattutto di tipo psicologico. La valutazione, scrive la nota ministeriale 388 del 17 marzo 2020, ampiamente fatta oggetto di commenti, la valutazione è doverosa. È doverosa appunto in funzione formativa. È necessario, si scrive nella nota,
che si proceda ad attività di valutazione, perché la valutazione non è qualcosa di diverso dalla didattica. La valutazione è didattica, la valutazione è insegnamento soprattutto dal punto di vista formativo. Se l'alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un banale rito sanzionatorio che nulla ha a che fare con la didattica, dice sempre la nota che stiamo commentando, che però ricorda che alla fine c'è comunque una valutazione sommativa. C'è un passaggio in cui si afferma che la valutazione in itinere degli apprendimenti è comunque propedeutica alla valutazione finale, ed è su questo punto che ci sono i maggiori contrasti e le maggiori discordanze di posizione. Vediamo quindi il punto su cui tutti sono d'accordo. La valutazione formativa, è doveroso farla? In che modo farla? In cosa consiste la valutazione formativa? In parte lo abbiamo già detto, però approfondiamo un attimo queste affermazioni. È interessante un passaggio delle linee guida per la certificazione delle competenze. Da quando sono stati adottati i nuovi modelli di certificazione, sono stati anche emanati dei documenti di accompagnamento all'uso di quei modelli. Ecco, nelle linee guida allegate alla nota del Ministero 312 del 2018 si conferma che la valutazione diventa formativa quando raccoglie informazioni che vengono restituite all'alunno per sviluppare processi di autovalutazione e auto-orientamento. Affinché questa azione di autovalutazione e successivamente di miglioramento possa essere intrapresa dall'alunno, si sottolinea che è importante la funzione proattiva che mette in moto aspetti motivazionali. Funzione proattiva significa riconoscere ed evidenziare i progressi, anche piccoli, compiuti dall'alunno, gratificare i passi effettuati, cercare di far crescere le cosiddette emozioni di riuscita. Come si fa a fare una valutazione di questo tipo? Peraltro assai importante per come strumento didattico. Cito a questo proposito l'esito delle ricerche di John Hattie. John Hattie è un docente dell'Università di Melbourne che ha dedicato 15 anni di vita e di ricerca professionale a indagare i rapporti tra esiti di apprendimento rilevati attraverso sistemi oggettivi di valutazione e approcci didattici, cercando di capire quali approcci didattici consentissero di ottenere i migliori risultati di apprendimento. Gli esiti di queste ricerche sono esposti in un volume dal titolo Visible Learning, che ha avuto anche una traduzione italiana ad opera di Erickson, e l'elenco degli approcci didattici efficaci è quello che vedete in questa slide. Hattie usa parole leggermente, o meno le traduzioni usano parole leggermente diverse, e ho cercato proprio di rendere al meglio il significato col linguaggio usuale della scuola. In questo elenco di approcci efficaci vedete appunto che l'autovalutazione, la valutazione formativa, il feedback hanno una grandissima importanza. Sono le mosse didattiche, le strategie didattiche che consentono di ottenere migliori risultati di apprendimento. Quindi fare valutazione formativa vuol dire avere molta probabilità di ottenere buoni risultati di apprendimento. Quindi feedback efficace come si fa? Si fa evidenziando gli aspetti positivi del lavoro, comunicando anche gli aspetti non soddisfacenti. Valutazione formativa non vuol dire valutazione buonista, nel senso che si dice sempre che va tutto bene. Si comunicano anche gli aspetti non soddisfacenti, ma non in chiave punitiva, ma spiegando
le ragioni di questo giudizio, cos'è che non va nella prova, nella prestazione chiesta allo studente, e soprattutto indicando poi cosa e come migliorare. Quindi una valutazione formativa si basa su un feedback efficace, e un feedback efficace ha queste caratteristiche. Ci sono molti autori che poi hanno ampliato queste argomentazioni, ad esempio la Wiley, di cui riassumo qui alcuni suggerimenti, ribadisce che occorre individuare gli obiettivi e comunicarli allo studente, avere feedback fondato su prove e non su impressioni, favorire l'autovalutazione. Un altro autore, che ha un cognome abbastanza difficile da pronunciare, distingue tra feedback debole, che consiste nella sola comunicazione di un punteggio o di un voto, e invece un feedback forte, che appunto contiene una serie di spiegazioni sul perché il risultato è stato valutato in un certo modo e che dà anche indicazioni su come migliorare. Ecco, tutto questo a proposito di valutazione formativa. Riprenderemo poi questi discorsi a proposito di come valutare nella didattica a distanza, come esprimere, come comunicare i risultati. La valutazione finale o sommativa. Sulla valutazione sommativa, come dicevo prima, sono sorti diversi interrogativi. Ci si è chiesti se abbia senso parlare di valutazione formativa quando il vissuto emotivo degli alunni è particolarissimo. Dipende molto ovviamente dal luogo. Ci sono zone particolarmente colpite dall'epidemia, sto pensando alle zone del Bergamasco, della Bresciana, anche in un primo tempo a Codogno, Lodi o comunque nelle immediate vicinanze, quindi in certe province del Piemonte o dell'Alta Emilia e anche del Veneto. Ci sono zone dove per fortuna l'epidemia è molto diffusa, dipende molto dalla numerosità dei componenti la famiglia, dipende dal tipo di abitazione, diverso è abitare in villetta con giardino, diverso in un condominio, in un appartamento di condominio con poche stanze. Ecco, però ci sono alunni che possono sicuramente aver risentito delle situazioni di costrizione nei movimenti, possono aver sviluppato situazioni di ansia e di paura per la situazione, possono risentire delle preoccupazioni dei genitori di tipo economico o anche legate a eventuali malattie o lutti che abbiano colpito la cerchia dei parenti. Poi c'è il problema degli strumenti e della connessione. Diversi alunni possono avere problemi nell'accesso alla didattica a distanza indipendentemente dalla loro volontà. Quindi tutta una serie di interrogativi sul senso di fare e sull'opportunità di fare valutazione sommativa in questa situazione. Altri interrogativi riguardano l'attendibilità delle prove che vengono effettuate senza che l'insegnante possa controllare fino in fondo se non ci siano stati supporti e contributi di tipo esterno. Molti hanno superato questi interrogativi dicendo vabbè, in questo momento non preoccupiamoci troppo se ci sono anche contributi esterni, l'importante è che comunque anche le verifiche che proponiamo siano occasioni di apprendimento. Ma c'è però la questione della legittimità. È legittimo dare un voto che abbia un carattere formale, ufficiale, quando le prove sono fatte in questo modo? Ecco, tutta una serie di interrogativi a cui in parte risponde il decreto legge che è stato pubblicato ieri 8 aprile in Gazzetta Ufficiale e che entra in vigore da oggi, il decreto legge numero 22 dell'8 aprile 2020. Il decreto prevede due scenari.
il decreto non assume disposizioni di dettaglio, ma prefigura scenari in base ai quali poi delega il ministro, la ministra dell'istruzione, ad assumere provvedimenti con ordinanze ministeriali. Quindi molto è rimandato alla assunzione di queste ordinanze, che comunque dovranno seguire alcuni principi direttivi. Il primo scenario, che esiste anche se è altamente improbabile, prevede questo: nel caso di ripresa delle attività in presenza entro il 18 maggio 2020, ci sarebbe la possibilità di un recupero almeno parziale, molto parziale, degli apprendimenti e la possibilità di fare valutazioni, o meglio verifiche, in presenza. In questo caso comunque si prevede che una ordinanza del Ministero definisca i requisiti di ammissione alla classe successiva nelle scuole secondarie. Perché nelle scuole secondarie? Perché nelle scuole primarie già il decreto legislativo 62 del 2017 prevede la non ammissione alla classe successiva in casi altamente eccezionali e con il parere positivo di tutti i docenti che intervengono nella classe, quindi insomma non si prefigurano situazioni di possibile bocciatura. Ecco, nella scuola secondaria di primo grado esistono le norme stabilite dal decreto legislativo 62 del 2017, alle quali però si potrà derogare in base a questa ordinanza. Non si dice chiaramente tutti ammessi, ma di fatto è così, perché lo scenario che si prefigura è quello del passaggio di tutti quanti alla classe successiva, però con l'idea che gli apprendimenti, al di là di quel che sarà stato possibile recuperare nell'eventuale ritorno a scuola quest'anno, debbano essere recuperati nell'anno successivo. L'ammissione alla classe successiva di cosa dovrà tener conto? Dovrà tener conto di due elementi: il processo formativo e i risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Qualche commentatore ha scritto che verrà valutato solo l'impegno. In realtà il decreto legge parla di due elementi: i risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta e il processo formativo. Poi vedremo cosa si può intendere per processo formativo. Gli esami si potrebbero, nel caso di rientro, fare in presenza, però in forma più leggera, con l'eliminazione di alcune prove. Lo scenario più probabile invece è quello della impossibilità della ripresa dell'attività in presenza e anche della impossibilità di fare l'esame finale di primo ciclo in presenza. In questo caso cosa succede? La possibilità di fare gli scrutini finali in via telematica. Rimane la definizione tramite apposita ordinanza ministeriale dei requisiti di ammissione alla classe successiva e quindi anche dei modi con cui si sarà ammessi alla classe successiva. Ci sarà semplicemente una descrizione, un giudizio descrittivo degli apprendimenti conseguiti. Le verifiche in itinere invece dovranno essere comunque trasformate in voti, oppure ci sarà un voto unico per tutti. Sarà possibile anche dare voti insufficienti pur ammettendo la classe successiva. Tutto questo non lo sappiamo. Il dibattito si è già aperto su cosa sarebbe opportuno decidere come requisiti di ammissione e come modalità di formalizzare questa ammissione, però vedremo l'ordinanza ministeriale cosa ci dirà. Nel caso di non rientro, l'esame di conclusivo di primo ciclo consisterebbe nella valutazione finale del consiglio di classe, o meglio l'esame verrebbe sostituito dalla valutazione finale del consiglio di classe,
che dovrà tener conto anche di un elaborato predisposto dal candidato. Qualcuno ha quindi immediatamente rievocato la tesina che è stata superata dal decreto legislativo 62-2017, ma magari si può pensare a un elaborato che non sia un copia e incolla di ricerche effettuate in internet, ma che sia capace di esprimere meglio la competenza di imparare a imparare e di argomentare da parte di uno studente. Rimane la necessità, anzi è ancora più evidente, la necessità di integrazione e recupero degli apprendimenti nel successivo anno scolastico. Il decreto legge prevede un inizio anticipato dell'anno scolastico, ovviamente dopo discussione con le regioni che hanno per legge la competenza nella determinazione del calendario scolastico. Rimangono anche interrogativi sulla possibilità di riunire le classi intere già a settembre e se questo possa essere fattibile senza ritorno dell'espansione del contagio. Quindi questa integrazione e recupero che il decreto legge prevede per la parte iniziale dell'anno scolastico probabilmente dovrà riguardare un po' tutto l'anno. Ora, il decreto, che ricadute ha sulla valutazione? In parte le abbiamo accennate, proviamo a riassumerle con un'aggiunta. Uno dei commi del decreto prevede che la didattica a distanza diventi obbligatoria nei periodi di sospensione delle attività in presenza. Questa disposizione sta nell'articolo 2, che riguarda le disposizioni per il prossimo anno scolastico, quindi qualcuno ha già suggerito che questa obbligatorietà scatti dal prossimo anno. Altri invece dicono no, sono disposizioni che devono assicurare il corretto svolgimento del prossimo anno, ma si comincia già adesso a porre le condizioni perché il prossimo anno possa svolgersi al meglio. E quindi tra queste condizioni c'è la continuità della scuola, il fare il possibile già quest'anno che pur a distanza gli apprendimenti continuino ad essere acquisiti dagli studenti. Il passaggio del decreto suona così: il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Quindi non si dice per forza di usare le piattaforme più evolute o la massima integrazione di un sacco di strumenti, ma ciascuno, usando gli strumenti a disposizione, dovrebbe darsi da fare per sviluppare forme di didattica a distanza. Venendo alla valutazione finale, si ribadisce che le disposizioni sulla valutazione finale dovranno tener conto dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Quindi saranno risultati molto differenti a seconda di ciò che, oltre a quanto già fatto nei primi 5 mesi, ciascuna scuola sarà riuscita a fare nei 3 mesi successivi. Il processo formativo che cosa è? Ma noi abbiamo un riferimento nel decreto legislativo 62-2017 e nelle note ministeriali applicative. Il decreto 62-2017 ci dice che le valutazioni relative alle singole discipline sono accompagnate da un giudizio complessivo, appunto, sul processo formativo, e una delle circolari applicative dice che per processo formativo si deve intendere lo sviluppo personale, sociale e culturale. Quindi in pratica si fa riferimento alle competenze di tipo sociale, quindi impegno, collaborazione, partecipazione, a competenze che riguardano l'imparare e imparare, quindi anche l'esplorazione autonoma degli apprendimenti, a competenze che riguardano lo spirito di iniziativa. Le scuole, peraltro, credo abbiano già tutta una serie di rubriche
su come costruire il giudizio sul processo formativo. Poi vedremo quali indicatori possiamo assumere in particolare nella didattica a distanza. Il recupero degli apprendimenti non acquisiti avverrà nell'anno scolastico 2020-2021, quindi un recupero generalizzato, non è solo il recupero per chi aveva insufficienze, ma si tratta di un recupero che ovviamente deve riguardare tutti, visto che la sospensione delle attività in presenza ha riguardato tutti. Quindi, intanto una serie di condizioni da garantire per la didattica a distanza e per la valutazione. La valutazione deve essere coerente con l'offerta formativa, dicono le varie norme, e il decreto recentissimo aggiunge che deve essere coerente con la programmazione svolta. Quindi esiste, se non è già stato fatto, la necessità di rimodulare le progettazioni didattiche per individuare gli apprendimenti che è ragionevole possano essere perseguiti nel periodo della didattica a distanza in situazione di emergenza. Già è difficile realizzare per intero quel che i curricoli prevedono. Adesso è ancor più necessario essenzializzare quegli apprendimenti fondamentali, perché tra l'altro anche il recupero l'anno prossimo probabilmente non potrà riguardare tutto ciò che era stato programmato. Quindi è importante già da ora individuare ciò che è veramente fondante ed è essenziale per perseguire questi apprendimenti, per cercare di farli raggiungere già in questo anno e poi per continuare nel prossimo anno. I criteri di valutazione devono essere trasparenti, quindi occorre rivedere i criteri di valutazione inizialmente deliberati nel PTOF o in documenti allegati al PTOF, vedere se sono compatibili anche con la nuova situazione oppure provvedere a rimodularli ad hoc. La valutazione finale, terza avvertenza, è comunque una sintesi che tiene conto di una pluralità di elementi che sono relativi all'intero percorso scolastico. La valutazione finale non è la media aritmetica di voti dati nella, tra l'altro poi vedremo circa l'opportunità di dare voti nel periodo di didattica a distanza, ma la valutazione finale è una sintesi che riguarda gli apprendimenti acquisiti in tutto il corso dell'anno, quindi si fonderà anche su ciò che è stato valutato fino alla fine di febbraio. Si valuterà, poi dice il decreto, ciò che è stato possibile fare attraverso la rimodulazione della programmazione, e si valuterà il processo formativo, quindi la partecipazione al processo formativo. Ne consegue che la valutazione in itinere degli apprendimenti e del processo formativo è necessaria per acquisire quegli elementi su cui basare la valutazione finale e per progettare i percorsi di recupero. Quindi valutazione formativa sì, ma una valutazione formativa che ci consenta anche di acquisire tutti quegli elementi che poi trasformeremo nel giudizio finale a seconda di come l'ordinanza ministeriale prevederà che si debba fare, e poi ci servirà per impostare l'azione del prossimo anno. È una valutazione che deve tener conto comunque delle situazioni individuali, quindi non sarà possibile applicare gli stessi criteri a tutti gli alunni, a tutti gli studenti. Occorrerà capire quali sono le situazioni personali e familiari, senza fare invasioni della privacy, però occorrerà cercare di capire come stanno vivendo i singoli alunni questa particolare situazione e tenerne conto nella valutazione. Occorrerà tener conto della loro reale possibilità di accesso alle attività della didattica a distanza. E io non so nelle vostre scuole se ci siano alunni che hanno particolari difficoltà nel disporre di computer o smartphone o tablet, se hanno che tipo di connessione abbiano in casa, che tipo di
supporto abbiano da parte della famiglia nell'usare questi strumenti. Si dice che i nativi digitali siano più esperti di chi ha un'età maggiore, però forse non è del tutto così per quanto riguarda l'uso di questi strumenti in modalità di studio. Quindi almeno per gli alunni più piccoli della scuola primaria un supporto da parte della famiglia su come accedere a questi strumenti, anche una sorveglianza, è importante. Quindi, ripeto, non potrà essere un criterio, almeno per quanto riguarda i 3 mesi di didattica a distanza, uguale per tutti. Occorrerà tener conto di queste situazioni. Giusto per capire la differenza tra quest'anno e lo scorso anno, per quanto riguarda la secondaria di primo grado, questi sono i dati su scrutini ed esami dello scorso anno scolastico 2018-2019. Gli ammessi dalla prima seconda erano quasi il 98%, quelli dalla seconda alla terza il 98,1%, insomma il 98, c'è questo numero che ricorre, 98,4% gli ammessi all'esame di Stato e 99,5% i licenziati, promossi e licenziati. Quindi dal punto di vista dei numeri non cambierà tantissimo con l'ammissione generalizzata, e certo cambia la sostanza, perché questi 3 mesi di attività a distanza e non in presenza si faranno sentire, ma dal punto di vista dei numeri quindi non c'è una differenza così profonda come potrà esserci nella secondaria di secondo grado. Ora, ciò premesso, che cosa, quali apprendimenti valutare in itinere e a quale scopo, che abbiamo già detto, ma che qua riassumo, per fornire i feedback allo studente, per acquisire elementi per la valutazione finale, per progettare i recuperi nel prossimo anno scolastico, cosa possiamo valutare? Teoricamente si può valutare di tutto, bisogna vedere quale tipo di didattica a distanza è stato effettuato e quali strumenti ci sono effettivamente a disposizione nelle singole scuole. Gli esiti di apprendimento normalmente vengono distinti in conoscenze, abilità e competenze. Vedremo che tutto è valutabile anche a distanza, con particolari modalità. Vediamo anche qualche distinzione importante. Quando parliamo di conoscenze, parliamo di un campo molto vasto. Ci possono essere conoscenze riguardanti elementi specifici, quindi il significato delle parole, il lessico, la corrispondenza significato o significante, possono essere formule, regole. Ci sono conoscenze che invece riguardano le procedure, quindi l'algoritmo per svolgere una determinata operazione, una determinata attività. Poi ci sono conoscenze importantissime che sono i concetti, che è la forma più elevata di conoscenza, e i concetti sono ciò che sta alla base delle discipline. I concetti sono anche strumenti potentissimi per fondare le competenze, perché quando uno padroneggia un concetto riesce a inquadrare i casi specifici in una determinata categoria. E sono conoscenze, quelle fattuali, di elementi specifici, quelle procedurali e quelle concettuali, che richiedono strumenti diversi, perché una conoscenza fattuale la posso valutare con un test, con una conversazione. Ho evitato di proposito di parlare di interrogazioni, ma insomma ci siamo capiti. Per valutare un concetto invece devo capire se lo studente padroneggia quel concetto, ossia se sa inquadrare un caso particolare in una categoria, se mi sa definire quel concetto, se lo sa collegare correttamente ad altri concetti. Le abilità sappiamo cosa sono. Sono operazioni in cui si applicano le conoscenze acquisite. Ecco, le competenze. In questo periodo è emersa una distinzione importante tra competenze legate ad aree disciplinari, competenze culturali di base, si dice in un certo gergo,
e le competenze di tipo trasversale. Molti che sono intervenuti sulla valutazione in questo periodo hanno sostenuto la necessità, l'importanza e la necessità, dicono, di passare a una valutazione per competenze, quindi di non valutare le conoscenze, ma di valutare le competenze, magari pensando implicitamente che la valutazione delle competenze può consentire anche poi di avere informazioni sulle conoscenze. Molti però intendono per competenze esclusivamente quelle di tipo trasversale. C'è chi dice, vabbè, in questo periodo noi dobbiamo limitarci a valutare la partecipazione, l'impegno, la costanza, la perseveranza, quindi pensando in particolare alle competenze di tipo trasversale. E allora cosa fare? Dipende molto, come dicevo, da che tipo di didattica a distanza si è effettuata e dal tipo di strumenti che si è in grado di utilizzare. In realtà tutto si può valutare con particolari strumenti. Li vedremo tra un attimo, dopo aver visto che cosa possiamo intendere invece per processo formativo. Sul processo formativo e sul modo di partecipare alla didattica a distanza sono in circolazione molte griglie che prendono in considerazione aspetti e indicatori diversi. Io riassumo i principali, quelli più ricorrenti, poi cercando in rete ne potete trovare una gran varietà. Un primo aspetto del processo formativo è la partecipazione alle attività, quindi il tipo di presenza sistematica, puntuale, oppure saltuaria, oppure quasi nulla. Il tipo di motivazione che manifesta lo studente, l'impegno che ci mette, la costanza nello svolgimento delle attività, il rispetto delle scadenze. Un altro aspetto che è possibile valutare è la collaborazione, quindi la disponibilità ad aiutare gli altri, a mettere a disposizione materiali, aiutare, in rete sappiamo benissimo che si può, insomma le varie piattaforme consentono anche attività di gruppo o comunque ci sono strumenti di comunicazione a distanza per supportare i compagni o per collaborare a un lavoro di gruppo. Terzo aspetto, la auto-organizzazione, quindi la capacità di pianificarsi la giornata, di pianificare gli impegni, insomma di gestire il proprio tempo. La competenza nell'imparare a imparare, quindi vedere se uno studente è capace di svolgere anche ricerche autonome, di approfondire gli argomenti in modo autonomo e di riferire su di essi. Poi, ripeto, ci possono essere altri indicatori, ma questi sono quelli più ricorrenti. Questi aspetti di processo, tra l'altro, sono legati alle competenze trasversali che citavo prima. Nei modelli nazionali di certificazione vediamo cosa si dice sull'imparare a imparare. Uno degli indicatori è si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo e questo fa parte del processo formativo e ovviamente si può vedere anche a distanza. Competenze sociali e civiche, faccio riferimento alle vecchie competenze del 2006 che però sono ancora quelle che formalmente sono citate nei modelli nazionali di certificazione, competenze sociali e civiche sono ampiamente coinvolte. A cura e rispetto di sé, possiamo estenderlo anche a cura del proprio lavoro, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri, si impegna per portare a compimento il lavoro, lo spirito di iniziativa, dimostra originalità e spirito di iniziativa, quindi si dà da fare per tradurre le idee, per tradurre i progetti in azioni, si assume responsabilità. Quindi la valutazione, la rilevazione, poi la valutazione degli aspetti di processo ha molteplici scopi. Ci può servire a qualificare le prestazioni, i compiti, quindi a dare un valore più elevato
ai compiti che non solo sono fatti bene, ma anche rivelano una buona partecipazione al processo formativo. Ci servono per la certificazione delle competenze, se sarà ancora richiesta, questo non lo sappiamo, se alla fine della quinta primaria o alla fine della secondaria di primo grado le ordinanze ministeriali prevederanno anche il mantenimento della certificazione delle competenze, ma ci servono perché il decreto dice che anche nella valutazione per l'ammissione alla classe successiva e per l'esame di Stato bisognerà tener conto del processo formativo. Quindi tutta una serie di ragioni per rilevare anche questo. Ecco, come fare? Vediamo un elenco di possibili strumenti, che è un elenco di tipo generale. Poi bisogna vedere, come ho detto mille volte, qual è l'età degli allievi. Un conto è valutare i compiti, le prove di bambini di prima primaria, un conto è valutare quelli di terza secondaria di primo grado, passando poi per le varie attività intermedie. Valutazione che deve tener conto anche di come abbiamo realizzato l'attività a distanza. La nota ministeriale 388/2020 ci dice che didattica a distanza non è semplicemente dare materiali da studiare, quindi o attraverso il registro elettronico, o attraverso mail, o attraverso WhatsApp. Dice, didattica a distanza non è dare dei materiali e dire adesso studiali, ma didattica a distanza è avere collegamenti diretti o indiretti, immediati o differiti, quindi sincrono o asincrono. Didattica a distanza è fare videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo. Didattica a distanza può essere trasmissione di materiali, ma purché siano ragionati e poi ci si lavori insieme agli studenti in chiave rielaborativa. Didattica a distanza è interazione di vario genere su sistemi e applicazioni studiate apposta per l'istruzione. Quindi didattica a distanza è questo. In particolare per la valutazione, qui esco dalla nota ministeriale perché queste cose là non ci sono, ma ci sono in tutti i documenti che sono stati pubblicati su didattica a distanza e valutazione nella didattica a distanza. Come si può fare a rilevare conoscenze e abilità? Intanto attraverso conversazioni in sincrono, conversazioni in diretta. Ho usato apposta conversazioni e non interrogazioni, che interrogazione può far tornare all'idea delle risposte che riproducano gli apprendimenti immagazzinati nella memoria. Tutto ciò che di solito diciamo va evitato. Il vero apprendimento non è pescare dalla memoria la rispostina, ma il vero apprendimento è la padronanza profonda delle conoscenze. Quindi conversazioni su argomenti o su compiti dalle quali si può ricavare la acquisizione o meno delle conoscenze. Test, di solito nei tutorial e nelle dispense dicono anche quiz, ma insomma quiz a volte un sapore un po' svalutativo, ci richiama ai quiz in cui importa molto la fortuna o il caso. Meglio parlare di test o prove oggettive. Le varie piattaforme, ad esempio Google Moduli nell'ambito appunto lì del Google Classroom, Google Suite e così via, consente di farlo, come altre piattaforme. Oppure ci sono applicazioni, ad esempio Kahoot, oppure Learning Apps è un sito in cui ci sono vari strumenti, o anche WordWall è una piattaforma che consente di produrre vari tipi di test. Quindi insomma ci sono molti modi per progettare e proporre agli studenti test per la verifica di conoscenze. E poi in asincrono la richiesta di produzioni scritte o grafiche o di altro tipo, quindi componimenti o relazioni o anche produzioni grafiche che gli allievi poi possono restituire sulla piattaforma
o con altre modalità. Ci sono scuole che dicono: ma me li faccio restituire per mail o per WhatsApp se non hanno ancora attivato delle piattaforme, oppure si possono usare piattaforme di classe, come lavagne di classe, come Padlet, insomma produzioni che lo studente restituisce in vario modo. Anche le competenze si possono rilevare con produzioni, con prodotti individuali o collaborativi degli allievi. Ovviamente saranno prodotti che, come tutta la letteratura sulle competenze ci dice, devono essere prodotti che rivelino la capacità di affrontare problemi complessi e non problemi così semplici e basilari. Quelli servono per valutare le conoscenze. La competenza, che richiede la capacità di orchestrare conoscenze e abilità per affrontare problemi complessi, richiede quindi compiti un po' più complessi, ma appunto da una relazione o anche da mappe concettuali, da schemi, da esposizioni di esperienze, magari poi discusse in sincrono. Una domanda è: ma come faccio a essere sicuro che il prodotto l'ha fatto l'allievo? Ma al di là del fatto che, conoscendo gli allievi, si può capire insomma se il prodotto è originale o se ci sono aiuti particolari, nel momento in cui poi il lavoro si discute in sincrono è possibile capire se effettivamente l'allievo ha sviluppato quell'attività, come l'ha svolta, come ha affrontato le difficoltà. E questo è ciò che caratterizza le autobiografie cognitive. Come ho svolto l'attività, quali aspetti sono per me importanti, secondo me importanti, come ho superato le difficoltà che ho incontrato. Ecco, attraverso la produzione di compiti un po' più di testi un po' più complessi e la loro discussione si possono rilevare anche le competenze. E poi ci sono i comportamenti che stanno alla base delle competenze trasversali e che mi rivelano il processo formativo, la capacità, o meglio, le modalità di partecipazione al processo formativo. Questo si può fare osservando attraverso osservazioni registrate nel corso delle attività in sincrono e attraverso elementi desunti dai compiti prodotti in asincrono, quindi la cura, la correttezza, la puntualità e così via. Come formulare le valutazioni su queste prove? Noi sappiamo che il giudizio, la valutazione su quanto verificato, sugli elementi di conoscenza che abbiamo acquisito attraverso le prove di verifica, con la valutazione si può fare in base a diversi criteri. Uno è il criterio assoluto, criteri uguale per tutti, criteri riferiti alle caratteristiche del prodotto. Si stabilisce una corrispondenza tra un punteggio, un voto, un giudizio e le caratteristiche del compito, quindi compito completo, originale, conoscenze perfettamente acquisite, massimo del voto, conoscenze insicure, saltuarie, presenza di molti errori, insomma il giudizio sarà meno positivo. Quindi il criterio assoluto utilizza criteri uguali per tutti, criteri che associano le caratteristiche di una prestazione a un punteggio, a un voto, a un livello di giudizio. Il criterio relativo lo cito, ma in questo caso è poco utilizzabile. Si fa riferimento alla media del gruppo classe o di altro gruppo che ha svolto la prova, si dà il massimo al compito migliore e via via si mettono in scala tutti gli altri a seconda della distanza o meno rispetto al compito migliore, però è un criterio che insomma non consente di comparare gruppi diversi. Il criterio del progresso individuale è quello più proattivo, è quello che di solito si utilizza per gli alunni con BES e in particolare quelli con disabilità, quindi l'avanzamento rispetto al livello di partenza individuale.
Ma nel caso della didattica a distanza, bisognerebbe utilizzare un po' il criterio assoluto per informare correttamente sulle caratteristiche della prova insieme al criterio del progresso individuale. Il tuo compito ha questi punti di forza e questi punti di debolezza, insomma, questi aspetti ancora da migliorare. Comunque, rispetto al tuo livello di partenza, è da sottolineare che hai acquisito questi progressi, quindi dovremmo utilizzare entrambi questi criteri. Ne derivano una serie di considerazioni e di attenzioni. Ora, la prima è stata ribadita mille volte: non utilizzare la valutazione in modo sanzionatorio e scoraggiante. È ciò che sostengono tutti i pedagogisti e gli psicologi, però c'è anche chi, soprattutto con i ragazzi più grandi, dice: ma allora noi dobbiamo dire che va tutto bene anche quando non va bene, anche quelli che nonostante ne abbiano le possibilità, i talenti, non manifestano abbastanza impegno, quelli che comunque non hanno acquisito per nulla gli apprendimenti, cosa dobbiamo fare? Vabbè, non utilizzare la valutazione in modo scoraggiante non vuol dire non dire la verità, però dirla in un certo modo. Beh, innanzitutto è importante far capire agli allievi che la valutazione non è un intendere la scuola come luogo del giudizio. Lo dice anche un documento che poi citerò nell'ultima slide, un documento della ANP, l'Associazione Nazionale Presidi, che dice: ma la scuola non è da far percepire come un tribunale severissimo, la scuola è una comunità di apprendimento. Quindi far capire il più possibile che le prove vengono date non in chiave persecutoria, ma per acquisire informazioni utili ad aiutare lo studente. Con gli alunni delle prime classi intendo dire non le classi prime, ma insomma la prima, la seconda, la terza, con gli alunni più piccoli proporre verifiche in forma giocosa. Ad esempio, mi raccontava un insegnante di prima primaria, dice: ma dopo aver presentato i digrammi, i trigrammi, le sillabe ci, cia, cio, ciu, gli ho letto una storiella che comprendeva queste sillabe, e poi ho detto ai bambini: provate a inventarvi un semplicissimo racconto, a illustrarlo, e quando siete pronti lo proponete nel Padlet di classe. Quindi qualcosa di molto semplice, insomma, che però dia senso al lavoro degli alunni. Gli allievi più grandi vanno responsabilizzati in vario modo e vanno avvertiti che comunque alla fine si terrà conto del processo formativo, quindi dell'impegno messo anche nel periodo a distanza e dei risultati di apprendimento che avranno conseguito, naturalmente non in base a una prestazione astratta ideale, ma in base a ciò che avremo stabilito nella rimodulazione della programmazione. Un esame di stato o comunque il giudizio finale ci sarà comunque. Nei prossimi anni la valutazione sarà effettuata secondo le normali modalità. E quindi non è sensato dire adesso non imparo, perché dopo il carico diventerebbe maggiore, ma alla fine soprattutto convincere che l'apprendimento è una risorsa della persona, è una risorsa loro per la propria realizzazione personale, insomma, detto in parole povere, studiate per voi stessi, non tanto per noi. Quindi tutte le forme di responsabilizzazione possibile. Come esprimere la valutazione in itinere? Un'opinione generale è quella di utilizzare giudizi più che voti. Ovviamente dare voti non è vietato, però è preferibile utilizzare giudizi che comprendano diversi aspetti. Un giudizio sulle caratteristiche della prova fornita dallo studente, quindi, come si diceva prima,
la tua prova dimostra che le conoscenze o le abilità o le competenze, a seconda di ciò che abbiamo accertato, sono state acquisite a questo livello, sottolineare anche gli errori, sottolineare quello che non va e dare sottolineare magari anche il tipo di partecipazione e poi dare suggerimenti per il miglioramento. Quindi un giudizio descrittivo complesso, insomma complesso, non si chiede di scrivere poemi, ma si chiede di dare informazione su la tua prova è andata così, la tua partecipazione è stata così, è opportuno che tu lavori per migliorare questi aspetti. Ovviamente nel sottolineare quel che non va, non dare giudizi completamente negativi che potrebbero avere un impatto, anzi di solito hanno sicuramente un impatto deprimente che non sarebbe gestibile a distanza, si fa fatica a gestirli in presenza, figuriamoci a distanza. Per costruire i giudizi si possono costruire rubriche adattando quelle già in uso nelle scuole oppure costruendone di nuove. Poi nella slide finale indico dei siti dove si può anche andare a vedere dei filmati o consultare documenti per vedere quali tipi di schede di registrazione degli apprendimenti e quali schede per la formulazione del giudizio in qualche scuola si è provveduto ad adottare. Ecco, quindi ripeto, giudizi più che voti, ma giudizi fatti come? Non solo giudizi sulla prova. E tra l'altro ho visto schede dove si utilizzano giudizi che sembrano voti, insufficiente, discreto, ma quelli sono già voti. Insomma, un giudizio non è un voto, un giudizio descrive le caratteristiche della prova, appunto sì, in termini di competenze, conoscenze, abilità acquisite, sì, in termini di invece aspetti che richiedono ancora un lavoro per essere acquisiti. Un giudizio dà informazioni sul processo formativo, visto che tra l'altro avrà un ruolo importante nella valutazione finale, e come ci insegnano gli esperti di valutazione formativa, si danno anche suggerimenti per il miglioramento. Ecco, cosa fare delle valutazioni? Restituire in funzione formativa, annotare in attesa delle ordinanze ministeriali sulle modalità di formulazione della valutazione finale. Annotare dove? Beh, annotare si può fare anche sul registro elettronico. Molte scuole hanno dato disposizioni di annotare sul registro elettronico, ma magari nella parte denominata agenda. Qualcuno può obiettare, ma il registro elettronico mi chiede di mettere dei numeri. Ma attenzione, nel registro, io non so che registri abbiate voi in dotazione, ma di solito c'è anche una parte che consente di annotare, di comunicare. Ecco, annotare in questo modo consente di far arrivare la comunicazione agli alunni, agli studenti, alle famiglie, e consente di registrare in attesa di capire meglio come queste valutazioni in itinere debbano confluire poi nella valutazione finale, e poi annotare appunto in modo da poter fare il punto alla fine dell'anno per ripartire nel prossimo anno. Risorse utili, dicevo prima, qua ne cito alcune, poi in rete ce ne sono tantissime. C'è un documento del gruppo Avanguardie Educative dell'Indire, La scuola fuori dalle mura, che contiene una serie di indicazioni su ciò che si può fare nella didattica a distanza e su ciò che si può fare per valutare nella didattica a distanza. Nel sito dell'IPRASE di Trento poi ci sono le registrazioni di alcuni interventi di esperti sulla didattica a distanza, sugli strumenti di didattica a distanza e sempre sulla valutazione. Ci sono interventi distinti per il primo ciclo e per la scuola secondaria di secondo grado. E poi due documenti di associazioni o sindacati di dirigenti scolastici. Quindi c'è un documento dell'ANDIS, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici della Lombardia, che è un documento di supporto appunto su come si può pensare la valutazione
nella didattica a distanza e infine la posizione dell'Associazione Nazionale Presidi sempre su questo argomento. Ora, tutto quanto abbiamo detto fa tesoro di quanto è stato detto e scritto nel mese di marzo e all'inizio di questo mese di aprile. È presumibile che dopo il decreto ministeriale e comunque con l'avanzamento della esperienza, nei prossimi due mesi molto altro si dirà, quindi quello di oggi è un punto di partenza, dopodiché conviene comunque essere molto attenti al dibattito per aggiornarsi continuamente. Detto questo, siamo arrivati alle 11:15, quindi a me non resta che esaminare alcuni dei quesiti che sono pervenuti, ad alcuni dei quali ho in parte già risposto. Allora, una prima domanda dice: accompagnare il voto col giudizio descrittivo? Ma sì, questa è una soluzione che è possibile dare voto e giudizio. Attenzione però appunto all'uso del voto, che noi non sappiamo la prossima ordinanza ministeriale come ci dirà di formulare il giudizio per l'ammissione, e attenzione appunto a non usare il voto in chiave punitiva e in chiave depressiva, perché voglio dire, intanto può essere deprimente, ma poi dal punto di vista della legittimità possono sorgere tutta una serie di obiezioni. Quindi, se si usa il voto, accompagnarlo sicuramente col giudizio. Meglio, secondo molti, il solo giudizio. Cioè, e se i ragazzi non affrontano le verifiche autonomamente, se i genitori suggeriscono o forniscono tecniche avanzate di copiatura, ma già anche su questo abbiamo ragionato, esistono suggerimenti che per le conversazioni o interrogazioni a distanza per evitare queste situazioni, quindi dire all'allievo di guardare esclusivamente la telecamera in modo che vediamo che non muova gli occhi per andare a cercare le risposte da un'altra parte, oppure avere cura, se si programmano test, di predisporre domande le cui risposte non siano facilmente cercabili in internet, risposte non googlabili, ha scritto qualcuno. Però al di là di questo, insomma, direi di valorizzare soprattutto l'impegno dei ragazzi più che insistere molto sull'anti-cheating, direbbero in Invalsi, insomma. Quindi evitare di trasformare il tutto in un interrogatorio di polizia. Dunque, per i bambini che non possono entrare in alcuna piattaforma dove il genitore vede solo i lavori sul registro online, come lo possiamo valutare con la didattica a distanza? Appunto chiedendo, dando delle consegne di compito e chiedendo poi all'alunno di restituirlo in altro modo, con l'email piuttosto che con WhatsApp o in altro modo. E poi ancora, cosa dobbiamo fare quando siamo sicuri dell'intervento dei genitori nello svolgimento delle attività e anche durante le conversazioni in sincrono? Ma intanto parlare con le famiglie e spiegare che noi non è che vogliamo usare le valutazioni in chiave punitiva, quindi non ha senso che loro li aiutino. I genitori devono aiutare il bambino, il figlio, a fare da solo. Quindi parlare prima di tutto con le famiglie e poi insomma tenerne conto, magari introducendo anche altre modalità che ci consentano di escludere questi interventi delle famiglie. Poi ancora, sto cercando di... Il voto si presta a maggiori obiezioni da parte delle famiglie, scrive un dirigente scolastico, ed è vero, e quindi insomma attenzione all'uso del voto, perché può dar luogo a tutta una serie di controversie. Come valutare gli alunni praticamente assenti dalle attività a distanza?
Beh, a parte il cercare ovviamente di recuperarli, quindi contattando la famiglia, contattandola attraverso i rappresentanti di classe, cercare in tutti i modi di far accedere e vedendo se il mancato accesso dipende dalla strumentazione, quindi si cercherà di fornirgliela. E chi non ha partecipato per nulla, intanto bisogna vedere se poteva e non ha partecipato volontariamente. E in questo caso si terrà conto di questo nel giudizio relativo alla partecipazione al processo formativo. Dopodiché, questo nel prossimo anno, quando si tornerà a scuola, avrà molto bisogno di recupero. Un'altra domanda riguarda non la valutazione, ma la didattica. Dice: è opportuno collegarsi tutti i giorni con i bambini? Beh, la risposta dipende dall'età. Ecco, con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado ovviamente si può fare di più, ma con i bambini piccoli in genere si consiglia qualche presenza in video, se appunto avete le piattaforme o gli strumenti per farlo. In diretta è importante per farsi vedere, per avere un collegamento diretto, però che siano collegamenti non troppo lunghi e non tutti i giorni, perché è molto difficile da reggere una didattica continua a distanza. Quindi conviene organizzarsi che ci sia l'insegnante unico, come a volte succede nella scuola paritaria, che ci sia un team di docenti. È opportuno distribuirsi i compiti e pianificare un paio di giorni alla settimana con cui collegarsi e poi lavorare molto in asincrono, quindi fornendo dei compiti da svolgere, delle attività da svolgere liberamente da parte dei bambini. Ecco, questo mi pare un po' l'insieme delle domande. Mi scuso se magari non ho visto qualche altra domanda, ma insomma, parlando e cercando di tenere d'occhio le domande, ho cercato di fare il meglio possibile. Bene, grazie dottor Cristianini, come sempre molto chiaro ed esaustivo. E sicuramente ci incontreremo ancora, perché abbiamo bisogno appunto di essere accompagnati. Ringrazio tutti i partecipanti, docenti, dirigenti, presidi delle scuole paritarie e delle scuole statali presenti. Ricordo che oggi, da oggi pomeriggio, sul sito della FIDE saranno disponibili i materiali e tutti i partecipanti saranno raggiunti anche da un'email, dove proponiamo un questionario di miglioramento delle nostre attività, di come è andata, e poi sarà inviato l'attestato di partecipazione. Ringrazio per la partecipazione, vi informeremo anche sui prossimi webinar che proporremo e intanto buona Pasqua a tutti. Grazie ancora dottor Dino Cristianini, grazie. Grazie, buona Pasqua.